Ti senti? Sì, ti sente? Sì, sì. Diciamo che non è facile. Non è facile per me poter spiegare il perché e i motivi per i quali io oggi sto mettendo un punto finale a non soltanto alla mia avventura al Parma, sino al calcio giocato dopo 19 anni ad alti livelli. Dovete capire un po' anche il sentimento di nostalgia o tristezza che ho dentro. Avrei preferito non farlo, non sono uno che le piace spiegare le proprie decisioni, sono uno che va al sodo, sono uno che va ai fatti, e quindi dover spiegare questi motivi mi faccio molta fatica, faccio molta fatica. Credo che un atto dovuto al Parma, un atto dovuto alla gente del Parma e ai tifosi, e quindi sono qui per spiegare il perché, cosa mi ha portato a decidere di finire questa esperienza. Quando sono arrivato 2 anni fa, era una squadra che era in difficoltà, una squadra che in 9 partite aveva fatto 2 punti, una squadra che aveva bisogno di magari una scossa, e quindi il presidente con il direttore Leonardi mi hanno chiamato, mi hanno spiegato la situazione, credendo giustamente, calcisticamente, non soltanto alla persona o al personaggio, se non al giocatore, di poter far parte e dare una mano in una situazione che era in quel momento lì per lì stava un po' scemando, con una bella partenza, ma stava un po'. E quindi ho deciso ben volentieri di partecipare e tornare a casa. Le cose sono andate bene, siamo arrivati ottavi, l'anno successivo la stessa identica situazione, dove inizio a giocare, quando il Parma dopo 10 giornate era ultimo in classifica. Le cose sono andate bene, al punto tale di finire come capocannoniere stagionale della squadra, e questa è una cosa che mi rende orgoglioso, indipendentemente dall'età, come ha detto il presidente. Nei momenti difficili, nei momenti complicati, ho detto presente. Oggi le cose non stanno così, anche grazie a Dio le cose non stanno così. Oggi la squadra naviga nella tranquillità, la metà classifica. Questi 6 mesi hanno dimostrato che arrivare a metà classifica non è un'utopia senza Crespo, ecco, sino che si è fatto anche molto bene senza, e quindi posso andare via tranquillo, consapevole di non essere parte del progetto tecnico in questo momento. Allora posso andare via, che il Parma è in salute. E quello che voglio anche specificare è che io in questo momento ci sono altre opzioni, ma io non ho cambiato
e non ho fatto questa recensione per andare altrove. Ho avuto tante proposte, come d'altronde l'ho avuto anche l'anno scorso, ma quell'anno scorso, a gennaio, facevo parte del progetto tecnico del Parma. E quindi non ho ascoltato nessuno. Stesso discorso che va adesso per giugno, dove sempre le proposte mi arrivano, mi sono arrivate e non ho ascoltato nessuno. Oggi non mi sento parte di questo progetto tecnico e quindi con tutta la tranquillità e la serietà e la onestà mi faccio da parte. Adesso vorrei che si capisse bene che io sto lasciando e non ho niente in mano. Si è parlato a lingua, come se fosse una cosa fatta, e non è assolutamente vero. Io ho avuto e continuo a avere tante opzioni, l'India una fra quelli, Cina, Qatar, l'America, che mi propongono di andare a giocare, io ancora non ho niente. Ascolterò perché mi voglio continuare a divertire, perché mi piace giocare calcio. Chiaramente, come promessa tanti anni fa, voglio chiudere la mia carriera a Parma e l'ho fatto. Oggi chiudo la mia carriera ad alto livello. Poi accetterò, come viene elencato adesso, una di queste possibilità come per continuare a divertirmi dentro il campo di gioco. Tutto lì. Quindi ci tengo particolarmente perché non voglio che ci sia fraintesa. Io non ho fatto una rescissione del contratto perché vado a fare un'altra cosa. Assolutamente no. La mia prima, sempre la mia priorità è stata il Parma. Come sta gennaio l'anno scorso, giugno di quest'anno e adesso. Quando mi sono reso conto di non fare parte di un progetto tecnico del Parma, ho detto basta, qui è finito. Perché non mi piaceva l'idea di magari tecnicamente diventare un peso. So cosa significa Crespo panchina, so cosa significa Crespo tribuna e siccome voglio lasciare l'assoluta libertà e tranquillità di non avere questo peso e allo stesso tempo, permettetemi, non è più, mi diverto dentro il campo, quindi non è divertente dare tribuna e non giocare, quindi siccome si può fare a meno e siccome molto rispetto per la mia professione, per la mia carriera e per la tifoseria e la gente della società, ho deciso di fare autonomamente questa decisione. Ripeto, non è semplice, non è facile, perché sono 19 anni di carriera e quindi da professionista, perché poi da quando mi ricordo c'è una palla fra i piedi, quindi non è che sono tanti anni. E da adesso in poi valuterò altre opzioni, quella che mi gratificheranno di più, la possibilità di fare altre esperienze. Però per divertirmi. Questo dell'India è stato un invito fatto da parte della Premier League indiana, che vogliono lanciare il prodotto calcio in India, visto che lo sport è il cricket, mi hanno chiesto di partecipare, mi hanno invitato, ma una delle tante opzioni, ancora non ho niente di firmato, non vuol dire che io ci vada. Questo ci tengo a ribadirlo perché così nessuno ha nessun dubbio che Crespo ha rescisso perché vuole andare in India. Crespo non ha niente in mano. Io ho rescisso perché non faccio più parte del progetto tecnico. E siccome ho molto rispetto, ho deciso autonomamente, poi mi sono confrontato con il presidente, siamo finiti. Ma allo stesso tempo, come ha detto il presidente, non è un addio, non è assolutamente un addio. Come non è stata la prima volta che sono andato alla Lazio e che avevo detto che sarei ritornato, lo dico oggi ancora.